Noi facciamo una brevissima premessa e una chiacchierata prima di naturalmente far sì che la serata continui con Roberto Vecchioni, che chiacchiererà anche lui di scuola con, diciamo, alternando le chiacchiere alla canzone. E noi oggi qui con Luigi volevamo celebrare, io utilizzerei questo termine anche abbastanza enfatico, ma credo che sia assolutamente appropriato, una giornata che è importante per il Partito Democratico, è importante per il governo Renzi, perché oggi è stata presentata, è stata pubblicata sul sito internet passo dopo passo, che è il sito di cui si è dotato la Presidenza del Consiglio per comunicare e per interloquire rispetto alle riforme che stiamo mettendo in campo con la cittadinanza, con la popolazione. Oggi alle 10 di mattina abbiamo pubblicato quella che noi reputiamo essere una delle riforme più importanti che ha pensato e che ha scritto questo governo, e che è la riforma sulla scuola. Questa festa democratica, io ringrazio anche il gruppo dirigente del PD di Orvieto per averci ospitato, è una festa democratica che ha proprio nella scuola, nella ricerca, nell'università i temi su cui ci stiamo confrontando, stiamo dibattendo, stiamo cercando di coinvolgere i cittadini, così come il tema del coinvolgimento è alla base della presentazione di questa come delle altre riforme. L'abbiamo pensata, l'abbiamo scritta, ma l'abbiamo pubblicata su internet e abbiamo aperto per 2 mesi alle consultazioni, al dibattito dei cittadini, che non sono soltanto gli operatori di chi. Come se quelli fossero luoghi in cui selezioniamo gente da mandare in guerra, invece stiamo mandando persone e stiamo formando persone per insegnare ai nostri figli. E aver pensato che per 2 mesi e per i giorni successivi, quando presenteremo i disegni di legge, questa riforma qui sarà una riforma che verrà discussa insieme a voi, insieme agli insegnanti, insieme agli studenti, agli operatori scolastici, ma anche ai cittadini, perché la scuola è società, la scuola è nei quartieri, sono edifici messi a disposizione dei cittadini, e la dobbiamo aprire oltre all'ora di lezione classica, che noi immaginiamo che è quella della cattedra dell'alunno che ascolta. E questo dibattito si apre da stamattina per questi 2 mesi, poi faremo i progetti di legge che saranno esplicativi di tutto quello che è la riforma presentata. E qui alla mia destra, io ci tengo a alimentare questo elemento di continuità, nonostante, diciamo, Matteo Renzi sia stato individuato spesso come l'uomo della rottamazione, come se rottamazione volesse dire cancellare tutto quello che di buono si è fatto e si è costruito nel passato. Tutto quello che rappresenta il meglio, il patrimonio culturale di elaborazione che in questo paese è stato messo in campo, la storia in senso positivo, per noi sono elementi che vanno valorizzati e che vanno assolutamente resi premessa delle riforme che stiamo mettendo in campo nel 2014. E Luigi Berlinguer è la persona che ha costruito le basi per questa riforma, è una persona che ha pensato, da ministro della pubblica istruzione, all'autonomia, al tema della valutazione, del merito, della formazione, della scuola-società, e oggi essere qui con lui a chiacchierare per pochi minuti sulla riforma della scuola è per me un grande onore, e io vi chiedo veramente di un applauso per Luigi, e gli do la parola rispetto a quello che pensa lui su questa riforma e su quanto può essere utile per l'Italia. Siccome le parole sono state solenni, mi devo alzare in piedi. È perché io è qualche anno che mi occupo di scuola, da vari sogli, e i
in questi tempi ho sentito un presidente del Consiglio che ha ripetuto più volte questa parola e che poi è giunto a dire che la scuola è centrale nella società. Io devo dire che all'inizio non ci ho creduto molto, perché l'avevo sentito già dire. Oggi però, nella giornata odierna, c'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri, una decisione di Stato, nella quale, è vero, non sono stati partoriti procedimenti legislativi o norme finanziarie, ma è stata indicata una strada che si la sua consultazione dopo un paio di mesi e che apre un'altra strada, che è quella della concretezza. In questa seduta del Consiglio dei Ministri, dedicata monotematicamente alla scuola, si è affermato con altra forza e solennità l'idea che la scuola è al centro non solo della società, ma della sua crescita e del suo sviluppo e della sua vitalità. Sono parole che si sono sentite tante volte. Oggi il problema è vedere se sono soltanto declamate o se sono praticate. Però io ritengo che sia di enorme importanza, lo voglio dire con franchezza, con sincerità, con una punta di emozione. Credere nel fatto che l'attività formativa, l'attività educativa, non soltanto per uomini giovani, iniziali della vita, ma lungo tutto il corso della vita, significa avere una società che cresce continuamente, che si rinnova continuamente, che innova la sua economia continuamente e che quindi diventa una società anche più giusta. Quei temi che sono cari al nostro cuore, che si scalda all'idea socialista, all'idea dell'equità, della giustizia sociale, oggi non possono che collegarsi non soltanto alla giustizia sociale come carità o come sostegno di Stato, ma come crescita della persona, come maturazione continua della persona, come la creazione delle possibilità per cui ognuno possa cimentarsi nella vita per andare avanti e per fare quindi un popolo e un paese fatto di costruttori di se stessi. La scuola che noi abbiamo ereditato, che pure è stata grande, io ho imparato tanto in quella scuola, e tanti, tutti voi, oggi è terribilmente invecchiata, perché è ancora fondata sull'idea che il sapere si trasmette, che si comunica, che scende dall'autorità di cattedra e arriva ai destinatari. L'idea che esce dalla scuola di oggi, approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, è già praticata in alcuni stati d'Europa, che sono quelli che tirano l'Europa, che crescono economicamente, che producono i primi Nobel, ma che è anche praticata in centinaia di scuole italiane, vi dirò fra un attimo come. E invece la scuola che ha al centro l'apprendimento, che impara, nel senso che non è soltanto destinatario di saperi prodotti altrove e comunicati, ma crea le condizioni per cui lo stesso imparare, apprendere, crescere significa proporsi problemi, imparare a affrontare questi problemi con la curiosità di chi vuol conoscere le leggi della natura, con la creatività che è dentro qualunque uomo di qualunque essere umano, sia pure in misura e dimensione diversa, e poi soprattutto insieme allo studio, al ragionamento, alla consapevolezza intellettuale, mette anche l'emozione, la gioia di provare nel sapere, come si compie un proprio itinerario di studio con successo, oppure ancora di più quando si imparano discipline, materie che oltre a produrre fatica, perché
imparare è sempre una fatica, danno gioia, e questa è la ragione per cui noi pensiamo che la nuova scuola deve essere sì fondata sull'apprendimento tradizionale, non c'è dubbio, chi non ha le nozioni è ignorante e non ci va bene, ma chi ha soltanto le nozioni e non è stato spinto a cercare di comprendere la parte interiore di queste nozioni, come esse possono aiutarti a desvelare la realtà, a conoscere il reale, a collocarti nel mondo, nella società. Ebbene, questo tipo di scuola oggi deve accompagnare la fatica dello studiare alla gioia dell'apprendere e alla materia che apprende. Ecco perché noi abbiamo voluto promuovere la scienza, la cultura scientifica e insieme a questa l'arte. Questa decisione di oggi mette nella tomba sulla più grande bestemmia educativa di questo paese, che ha considerato l'arte non cultura e che l'ha tenuto fuori dalla scuola. La gioia di produrre, anche sia pure ognuno al proprio livello, qualcosa che sia creatività dell'essere umano e quindi anche produzione artistica. Ecco perché noi abbiamo voluto che tutto questo si venisse contaminato dalla società, dalla realtà. La nostra scuola è stata anche grande quando era chiusa in se stessa, teneva lo studente separato dalla società, pensava che il contaminarsi dentro il gruppo del lavoro o della vita civica fosse appunto una contaminazione rispetto alla purezza dello spirito, secondo questa tragica, scusate se dico così, tradizione neorealistica. No, comprendere che oggi non soltanto la scuola, ma tutta la società ci offre cultura, conoscenze, informazioni, quello che si chiama l'apprendimento non formale, per fare un esempio. Quando andavo a scuola, tutto quello che conoscevo e sapevo lo avevo imparato sui banchi. Oggi la società ti offre una provocazione, perché la parte del tuo apprendimento spesso raggiunge il 70% proprio al di fuori della scuola. E quindi devi avere, come dice, ciò che è stato scritto e come ripete, lo dobbiamo dire, Presidente del Consiglio, la scuola è un centro civico, non un centro chiuso, la scuola aperta, la scuola della partecipazione, della contaminazione permanente, che mette insieme diverse realtà che provocano il sapere. E in questo appunto noi possiamo comprendere che cosa significa aprire la scuola. La chiave di volta è stata decidere l'autonomia scolastica. Io ricordo cosa ci costò, perché in quel momento l'autonomia scolastica veniva confusa come la privatizzazione. Altra bestemmia, perché i comuni sono autonomi e non sono mica privati. Ma la si confondeva come qualcosa che intaccava la pura statualità e intaccava il dominio sulla scuola di un grande monumento di Viale Trastevere, dove è stata costruita la burocrazia dell'amministrazione scolastica. Ma oggi nei paesi evoluti non c'è l'amministrazione scolastica, c'è l'autonomia di autogestione che certamente è il punto di riferimento, ma che impedisce che siano le circolari a dettare il modo in cui deve crescere una scuola. E noi vogliamo questo cambiamento alla decisione del Consiglio dei Ministri. Oggi alimenta una speranza concreta in questa direzione e quindi propone di coniugare insieme la libertà di pensiero, che è l'apprendimento, con la responsabilità civica di un cittadino. Non a caso lo sviluppo imponente della scolarizzazione di tutti, il fatto che ormai i paesi evoluti vanno a guardare un futuro vicino, che vanno tutti a scuola fino a 18 anni d'età, ci dimostra come qualunque mestiere oggi si faccia, quello più intellettuale e quello più borbone, ha sempre una componente di sapere, di conoscenza, di arricchimento del proprio lavoro. Non a caso la decisione di oggi, riprendo il discorso del rapporto fra lavoro e sapere, fra lavoro e scuola, e che dentro il mondo del lavoro, dentro il mondo della produzione, dentro la società articolata nel lavoro, c'è tanto sapere ed è necessario che i ragazzi, i bambini, soprattutto i ragazzi,
si possono confrontare con una realtà di questo tipo, mentre stanno operando da poter fare un collegamento permanente fra il sapere, le nozioni, le conoscenze e i problemi che pone la società. Quando la libertà cresce e diventa democrazia, e quindi non diventa soltanto la possibilità di esprimere una propria opinione, che è già tanto, ma anche di partecipare alle decisioni che reggono la società stessa. E quella è la democrazia partecipativa a cui noi siamo arrivati, sia pure embrionalmente, nel nostro paese. Quando questo cresce, questo ci propone di avere sempre più cittadini, sempre più colti, sempre più preparati, e qualunque lavoro si svolga, per essere anche all'altezza di partecipare e a consolidare le istituzioni democratiche. E quindi il rapporto fra scuola e società è oggi diventato più importante di ieri, e certamente questo è lo spirito di quanto è stato discusso. Io vorrei citarvi un esempio sublime che spiega perché nel curriculum, in ciò che si studia, che ci deve portare a far rientrare nella scuola, per esempio, la musica, l'arte, oltre alla scienza e oltre alla poesia, alla letteratura, naturalmente, è l'esempio di Galileo Galilei, uno dei più grandi italiani, che è noto nel mondo e che ha iniziato la grande rivoluzione scientifica, si è arricchita l'intera umanità, che studiava le leggi della natura osservando gli operai dei cantieri navali di Venezia e attraverso quelli scoprendo grandi leggi della fisica che hanno iniziato la rivoluzione scientifica. Galileo Galilei era anche un musicista, aveva un padre, Vincenzio, che è stato uno di coloro che hanno contribuito alla rivoluzione musicale nel mondo e che lo ha educato alla musica. Noi celebreremo un convegno per ricordare Galileo, musicista e scienziato. E come una sintesi dell'italiano, come altrettanto lo è Leonardo, un ingegnere umanista, poeta e pittore, oltre che il primo dei grandi ingegneri della storia dell'umanità. L'Italia è questo paese che ha dato questi geni all'umanità. Nella nostra scuola, però, queste persone sono state bandite. È stata bandita Maria Montessori, uno dei grandi della pedagogia del mondo. Bandita! Noi vogliamo recuperare tutti questi elementi di cultura. E tutta l'italianità grande. Sono d'accordo con quello che dice Renzi. Abbiamo fiducia in questo paese. Ogni tanto c'è neanche dolorezza la circostanza che siamo agli ultimi nelle classifiche, che non riusciamo a ottenere risultati, che le cose ci vanno male, ma oggi senza la speranza di cambiare e la volontà di cambiare noi non possiamo andare avanti. E l'insegnamento di questa decisione di oggi è che si vuole cambiare la società, non solo la scuola, ma non si può cambiare la società con una scuola arcaica che tiene fuori la gran parte della umanità, della scienza e della cultura nel modo in cui essa è andata avanti fino adesso negli ultimi tempi. Allora, ricordarci che se non ci si diverte, se non si gode, se non si prova piacere, non si impara. Perché imparare non è una purga, è faticoso. Ma quei ragazzi che stanno per un'ora e mezzo correndo come dannati, inseguendo una palla, credete che non fatichino, ma sono felici. E quelli che per suonare un pezzo lo ripetono 100.000 volte, che palle, è faticoso, ma quando arrivano a suonare il volto si illumina. Io voglio concludere, Davide, col pensiero di un grandissimo filosofo che si chiamava Montaigne: dove si insegna ci sia divertimento. Grazie. Grazie a tutti voi. Ora vi lasciamo a Roberto Vecchioni e grazie al PD di Orvieto per averci dato questa opportunità e grazie a Luigi.
detto delle parole che mi hanno portato veramente da un veramente, io sono e quindi ha veramente sì. Facciamo un applauso, signore Bertotto. Ci facciamo un salto e vediamo la scusata.